quattro giorni di questa edizione 2016 del Festival Internazionale del Brodetto delle Zuppe di Pesce ha segnato un punto di svolta rispetto al passato. Le giuste intuizioni degli organizzatori di dar modo a tutti di godere della maestria di chef internazionali e stellati, vere e proprie star televisive come lo chef Hiro o il guru del couscous Stefano Di Gregorio, che ieri ha chiuso la manifestazione, ed anche il ritorno alla gara amatoriale di preparazione del brodetto, hanno fatto sì che si registrassero vere frequenze record per questa edizione. Il vincitore della gara tra cuochi non professionisti e il brodette de casa è Luca Gramolini, che ha preparato un brodetto sapido e gustoso e con una cottura delle varie tipologie di pesce praticamente perfetta. Ma la storia del mio brodetto, sì, a livello diciamo casalingo, un po' in casa, un po' con amici pescatori che vanno a pescare il pesce, quindi carpivo qualche segreto anche da come facevano loro. Dopo, sai, bisogna provare, cucinare, si sbaglia, si impara, dei propri errori. Tre convegni, uno in apertura di manifestazione sulla macro regione adriatico-ionica e l'econautica ed attività mirate ai più piccoli con Brodetto Kids, i 50 espositori della mostra mercato e di quattro stand ristoranti che hanno preparato centinaia e centinaia di chili di brodetto, già andato esaurito nelle prime ore della serata, hanno fatto registrare affluenze record a questa edizione che, come le altre volte, però serve a lanciare l'iniziativa Fuori Brodetto, che permetterà di gustare nei ristoranti convenzionati questo gustoso piatto al prezzo di 16 euro. Buon brodetto a tutti, allora!